Buonasera da Videoservizi. Oggi le nostre telecamere si trovano a Monbaruzzo per la 16ª sagra dei percorsi del gusto. Siamo all'inizio del percorso e vi accompagniamo per le vie del nostro borgo medievale a scoprire la nostra festa e le persone che la compongono. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate a Monbaruzzo. È stata l'inizio della sua costruzione, risale al 1300, con vari ampliamenti durante i secoli, il campanile romanico e tutte le fiancate, come potete vedere, hanno tutta una serie di archetti pensili molto belli, originali. La chiesa contiene un pregiato organo restaurato e utilizzabile, molto antico, del fine Settecento, ed è uno degli orgogli, è monumento nazionale per il nostro paese ed è uno dei nostri orgogli. Si trova nella parte, diciamo, nuova, fuori dal ricetto del castello medievale, nella parte di ampliamento, appunto, che è avvenuta dopo il 1300 nella zona nuova a monte del castello. Vicino alla chiesa di Sant'Antonio Abate c'è anche il resort di Villa Prato. Eccoci qua all'accoglienza, all'ingresso del nostro percorso. Abbiamo le ragazze che si occupano della presentazione del programma della serata agli ospiti in arrivo. Abbiamo qua il presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi che vi racconterà che cosa succede qua in questo momento. Noi siamo qui all'accoglienza, assieme alle mie amiche Ludovica, Vanessa e Caterina, che diamo informazioni ai turisti che vengono a visitare la festa. Noi diamo il Deplian, che offre tutte le informazioni, noi ovviamente poi le spediamo anche, e il percorso è un circuito, quindi partirà dall'antipasto e finirà col dolce, il caffè, la grappa. Noi diamo la possibilità anche di spiegare il volantino in inglese, in modo tale che anche gli stranieri possano partecipare e capire che cosa succede alla festa. Ogni serata c'è un intrattenimento, oggi c'è la musica dal vivo e poi anche il DJ set per il divertimento di tutti, anche dei più piccoli. Vi aspettiamo tutti a Monbaruzzo! Stiamo salendo la via che era la via d'ingresso al nostro castello e, come vedete, sul nostro campanile si stanno riposando
degli amaretti che formano la nostra bandiera tricolore. Quest'anno abbiamo voluto abbellire la parte d'ingresso del castello con questi amaretti che sono il simbolo del nostro paese. Noi siamo famosi per la produzione di amaretti, è una specialità che da fine Settecento si tramanda e viene prodotta nel nostro paese. E gli amaretti sono stati realizzati nei due colori del nostro gonfalone, cioè il bianco e il rosso. Allora, siamo nella cassa centrale con Stefania e Margherita che ci racconteranno che cosa succede qua. Noi siamo all'accoglienza della festa dei percorsi del gusto, accogliamo i clienti e diamo loro un bicchiere con all'interno una degustazione che possono usufruirne in qualsiasi stand del vino presente nella festa.